Le accuse dalle quali devono difendersi al momento sono quelle di millantato credito e truffa, ma non è escluso che le indagini tuttora in corso possano estendersi sino ad arrivare alla contestazione di corruzione, nel caso in cui si dovesse accertare che gli sconti sulle tasse venivano offerti dietro pagamento. Intanto i quattro dipendenti del comune, tra cui il dirigente dell'ufficio ICITARES Cesare Pagano, finiti nel registro degli indagati, sono stati interrogati ieri sera in questura, al termine di una giornata ad alta tensione che si era aperta con il blitz degli agenti nelle stanze dell'ufficio tributi del comune in piazza Giulio Cesare. Qui sono stati sequestrati documenti e fotocopie, ma altro materiale è stato prelevato dalla casa dei quattro indagati. Una vicenda kafkiana, per protagonista una donna con la certezza di avere poche settimane di vita. Una certezza perché lo avevano detto i medici. La donna però, aggrappandosi ad un'ultima speranza, aveva deciso di consultare anche due istituti di Milano che alla fine hanno evidenziato il clamoroso errore diagnostico commesso a Palermo. Adesso l'ospedale è stato condannato ad un risarcimento per danno morale ed esistenziale che apre la strada a numerose analoghe decisioni. La sentenza che ha per protagonista questa donna sarà illustrata domani alle 11 alla Camera di Commercio di Palermo, alla conferenza stampa di presentazione della sesta edizione del seminario sui diritti dei consumatori promosso dal DEMS dell'Università Palermitana, il Dipartimento di Studi Europei e dell'Integrazione Internazionale e dalla Fondazione Rosselli, oltre che dallo studio legale palmigiano. Parteciperanno non soltanto l'avvocato palmigiano, coordinatore del Centro di Ricerca Giuridica della Fondazione Rosselli e membro del gruppo esperti della Commissione Europea per il Cloud Computing. Ci saranno anche Antonello Miranda, ordinario di diritto privato comparato dell'Università di Palermo, Ugo Ruffolo, ordinario di diritto civile dell'Università di Bologna, Michele Ruvolo, magistrato. La due giorni del seminario, domani e dopodomani, sarà dedicata a tre argomenti: imprese di internet, cittadini e pubblica amministrazione, limiti deontologici e casi di responsabilità nelle professioni. Ne sapremo di più domani, quindi. Resta però un dato di fatto: di diagnosi sbagliate si può anche morire di disperazione. È solo l'ennesima odissea quella che stamani hanno affrontato i tanti automobilisti che fin dalle prime ore del mattino hanno cercato di raggiungere le diverse zone della città, percorrendo viale Regione Siciliana. I problemi maggiori si registrano ormai da giorni lungo le due carreggiate all'altezza di via P3 e fino al Monte L'Agip. Code interminabili, smog alle stelle, automobilisti e la stessa polizia municipale in balia degli ingorghi. Un caos in qualche modo annunciato. Da pochi giorni, infatti, hanno preso il via i lavori per la realizzazione della linea 3 del tram lungo la circonvolazione all'altezza di via P3. Proprio in questo tratto, in entrambe le direzioni, ogni giorno l'ingorgo è garantito, non solo in via Regione Siciliana, ma anche nelle vie limitrofe, che risentono del congestionamento e restano bloccate per ore.